Lo spreco alimentare comunque fa parte di un contesto più ampio perché chiaramente va a toccare diversi ambiti e quindi combattere e ridurre lo spreco alimentare porta dei vantaggi su più fronti. Un altro aspetto importante che non è da trascurare è poi quello dei rifiuti, nel senso che a livello europeo circa il 34-35% dei rifiuti urbani prodotti sono biodegradabili, quindi sono formati da scarti delle mense, delle cucine e anche da sfalci, da potature. Quindi agire a livello di riduzione dello spreco alimentare comporta dei vantaggi anche per la gestione dei rifiuti, perché si va appunto a ridurre la produzione di rifiuti, dove la prevenzione della produzione di rifiuti è proprio alla base della piramide, della gerarchia di una corretta gestione dei rifiuti, ma la riduzione dello spreco alimentare porta anche a raggiungere degli obiettivi fissati a livello europeo, a livello italiano, del quantitativo massimo di rifiuti biodegradabili che possono essere smaltiti in discarica. Obiettivi che appunto non sono ancora stati raggiunti a livello italiano, almeno non in tutte le parti del nostro paese, quindi lo spreco alimentare può sicuramente incidere in maniera positiva su questo aspetto. Sì, allora, lo spreco alimentare può essere letto di sicuro all'interno dell'economia circolare, o meglio, è possibile applicare i principi dell'economia circolare allo spreco alimentare. Questo perché? Perché l'economia circolare ha come obiettivo quello di massimizzare l'utilizzo delle risorse, far sì che vengano utilizzate nel modo più efficiente possibile. E questo avviene perché appunto le risorse vengono prelevate, trasformate e si cerca attraverso appunto l'economia circolare di far sì che il loro utilizzo sia il più lungo possibile. Si cerca di mantenere il valore dei beni che vengono prodotti per il maggior diciamo per il tempo più lungo possibile, ma una volta che il bene cessa di avere un'utilità, attraverso il riciclo viene reinserito all'interno dei cicli produttivi. Da questo punto di vista, dal punto di vista dell'economia circolare, lo spreco alimentare è sicuramente un modo assolutamente inefficiente di gestire le risorse, proprio perché si vanno a sprecare delle risorse che sono invece assolutamente ancora utilizzabili, spesso appunto sono ancora commestibili, i rifiuti biodegradabili che vengono smaltiti. Quindi applicare i principi dell'economia circolare allo spreco alimentare fondamentalmente significa andare a ridurlo, se non possibilmente ad azzerarlo. E questo può essere fatto facendo sì che si abbia più efficienza in tutte le varie fasi di produzione, trasformazione e consumo degli alimenti. Quindi in fase di produzione appunto si avrà bisogno di efficienza in agricoltura, si avrà bisogno di più efficienza nelle fasi di trasporto del cibo e si ha bisogno di gestire poi in maniera adeguata le eccedenze alimentari, cercando anche in questo caso di rispettare una gerarchia di utilizzo di queste eccedenze. Infatti, in primo luogo devono essere il più possibile destinate all'alimentazione umana. Quando non è possibile, devono essere destinate all'alimentazione animale, e invece se sono dei rifiuti, quindi non è più possibile appunto in nessun modo commercializzarli o comunque utilizzarli, è necessario che vengano trattati e gestiti nel modo corretto. Quindi è essenziale far sì che i rifiuti biodegradabili vengano separati dai rifiuti invece secchi, diciamo. Ed è necessario che questi rifiuti vengano trattati adeguatamente, perché attraverso il loro trattamento è possibile produrre compost di qualità, che è un ottimo fertilizzante che va a sostituire fertilizzanti chimici che sono prodotti con risorse non rinnovabili e che hanno impatti sull'ambiente superiori rispetto al compost. E sempre in ottica di economia circolare, i rifiuti biodegradabili correttamente trattati portano anche alla produzione di biogas e biometano, che sono dei combustibili rinnovabili, quindi alternativi ai combustibili fossili. Un discorso poi
importante va fatto per i rifiuti di imballaggio, perché spesso vengono venduti insieme al cibo, e quindi la riduzione dei rifiuti di imballaggio può avvenire sempre attraverso le nostre scelte di consumo. Per esempio, quando è possibile, è meglio privilegiare i prodotti sfusi o alla spina, utilizzare l'acqua del rubinetto o anche filtrata, insomma, quando non siano chiaramente delle indicazioni mediche o di altro tipo che portano alla necessità di comprare l'acqua in bottiglia. E poi, per ultimo, ma non meno importante, il ruolo del cittadino è fondamentale per una corretta raccolta differenziata, soprattutto una raccolta differenziata di qualità. Infatti, è proprio dentro le case che si ha la separazione dei vari rifiuti e il giusto conferimento nei vari contenitori, nei vari, insomma, bidoni. E quindi è importante adottare dei semplici accorgimenti che possono migliorare notevolmente la qualità della raccolta differenziata, portando poi a un riciclo migliore, quindi alla possibilità di reinserire all'interno dei cicli produttivi il materiale riciclato. Per esempio, è sicuramente importante lavare gli imballaggi quando sono sporchi di cibo prima di buttarli. È importante, per esempio, schiacciare le bottiglie di plastica e le lattine nel senso della lunghezza e rimettere il tappo. È importante non mischiare la ceramica o i bicchieri di cristallo all'interno della raccolta del vetro. Ed è comunque sempre preferibile, in caso di dubbio su come conferire un rifiuto, consultare i siti dei comuni di appartenenza o i siti dei consorzi di filiera di gestione dei rifiuti, oppure scaricare delle applicazioni sul cellulare che, inquadrando con la telecamera il codice barre, ci permettono di sapere qual è il giusto destino per quel rifiuto per cui si ha il dubbio. Addirittura alcune applicazioni, se si fa la geolocalizzazione, sono in grado di dire anche esattamente in quel comune come va smaltito quel rifiuto, in che giorni passa la raccolta differenziata di quel rifiuto, quindi sono molto specializzate e permettono di aiutare i cittadini a ridurre al minimo gli errori in fase di conferimento e di smaltimento dei rifiuti.